Borse di ogni genere, dalla pochette ai trolley. Accessori come cinture, portafogli, portachiavi, cravatte, foulard, ma anche qualche capo di abbigliamento. Marchi di grande griffe della moda internazionale come Gucci, Hermès e Louis Vuitton. Articoli esposti nella vetrina di una boutique di Asolo. Avrebbero fruttato ricavi dalla loro vendita per oltre 450.000 euro. Peccato però si trattasse di merce contraffatta, ovvero dei veri e propri tarocchi. A scoprirlo la Guardia di Finanza che nei giorni scorsi ha fatto scattare il blitz. Un'attenta analisi è stata riscontrata la presenza di imperfezioni che non avremmo dovuto riscontrare nel prodotto originale, per cui sono stati avviati degli approfondimenti anche ricorrendo a perizie di rappresentanti dei brand dell'alta moda. Il titolare del negozio cittadino italiano è stato denunciato per il reato di detenzione per la vendita di merce con segni mendaci. Si tratta di vere e proprie falsi d'autore in cui la difformità rispetto al capo originale era difficilmente rilevabile dall'occhio non esperto. In aggiunta a ciò bisogna pure notare come il prezzo di vendita fosse non difforme rispetto a quello che viene praticato normalmente per beni di quel tipo. Oltre a ciò, la falsità dei prodotti esposti risultava confermata dall'assenza di fatture di acquisto o di altra documentazione comprovante l'acquisto lecito. Si tratta di beni per i quali l'unico titolo d'acquisto presente era una ricevuta da ritenere contraffatta, visto che a parte l'indicazione del marchio della casa di moda erano presenti, diciamo, l'oggetto della ricevuta non era facilmente identificabile, erano soprattutto presenti i corrispettivi ricorrenti in dollari di Hong Kong. Quindi formalmente si tratta di beni che apparivano provenire da una boutique appunto hongkongese. Sequestrati oltre 1.100 articoli, proseguono intanto le indagini svolte a ricostruire la filiera di approvvigionamento delle merci. Verranno fatti degli accertamenti rivolti in particolare a ricostruire la filiera di approvvigionamento e a verificare l'eventuale presenza di proventi illeciti e l'ammontare degli stessi.